Presto avremo tutte le risposte. 90 minuti di grande tensione. Un saluto a tutti, da Piero Gibardo e José Altafini. Tutto è pronto, che partita ti aspetti, José? Stiamocela insieme, che dici? Ogni pallone sarà importante, ogni energia dovrà essere spesa. Gli allenatori hanno parlato chiaro, tutti e due vogliono vincere. Certo, può accadere, ma non si può fare un regalo del genere. E c'è il gol del pareggio, che dunque consente di chiudere il primo tempo in perfetta parità. Forse la difesa avrebbe potuto fare meglio. L'attaccante ha avuto la potenza e l'abilità per segnare con un gran colpo di testa. Guardate i tifosi, tutti in piedi, tutti a battere le mani. L'applauso per il protagonista assoluto di questa gara. Siamo arrivati a un passo dall'epilogo, dal momento finale. Nessuno fin qui ha portato a casa la vittoria. Serve la tecnica dal dischetto, ovviamente, ma soprattutto serve la freddezza, la lucidità in momenti come questo. Primo giocatore scelto per dare subito un segnale forte alla squadra e agli avversari. Ha sbagliato il primo calcio di rigore, errore pesante. È apparso abbastanza indeciso al momento di battere il rigore. Era nervoso sicuramente, forse per colpa dello stress. Centrale ma potente. Troppo alto sulla traversa. Ha forzato la conclusione e il suo tiro è finito sopra la traversa. Il portiere poteva anche andarsi a bere un caffè. Era rimasto praticamente immobile. La situazione è tragica. Non possono più sbagliare. Sopra la traversa, errore clamoroso. Un tiro che lascia molto desiderare. Ha colpito la palla in maniera maldestra e ha perso il controllo della direzione. Ha segnato, freddissimo, chiude qui la partita con la vittoria. E con questo tiro ha deciso la partita. La squadra ha mostrato una determinazione e una voglia di lottare straordinaria. Alla fine hanno dovuto cedere, ma credo che sia trattato soltanto di sfortuna. È davvero tutto, grazie José, un saluto e un ringraziamento da parte di Piero Gibardo. Yeah.